si parla di robotica, si parla di una robotica diversa, appunto come dicevamo, una robotica che parte proprio dalla natura, dagli esseri viventi. Questo è il nostro obiettivo. Studiamo gli esseri viventi, in particolare come gli organismi naturali si adattano al proprio ambiente, e cerchiamo di studiare, capire i principi, no, che consentono agli animali, agli esseri viventi in generale, di adattarsi a questi contesti, per tradurre questi principi in specifiche e realizzare delle nuove macchine, dei robot al servizio dell'uomo, quindi che possono essere usati in molti contesti diversi. Poi vi farò vedere alcune delle applicazioni che abbiamo in mente. Ma poiché questi robot partono appunto dai principi biologici, l'obiettivo è ancora più ambizioso, perché molto spesso non soltanto noi, ma anche altri scienziati nel mondo utilizzano questi robot per validare ipotesi sul funzionamento del modello dal quale siamo partiti. Quindi sempre di più questi robot bioispirati serviranno proprio per aumentare la conoscenza sul funzionamento degli organismi naturali, in particolare proprio nei loro ambienti. E la sfida, da un punto di vista tecnologico, è far muovere, far agire questi robot in questi tipi di scenari, cioè scenari mutevoli, ambienti che cambiano dinamicamente, no? Quindi situazioni in cui il robot non può essere preprogrammato, o comunque tendenzialmente non è la soluzione migliore, perché il robot si deve adattare a un ambiente mutevole. Ecco perché la natura ci offre delle idee veramente innovative, come del resto ha sempre fatto, no? Perché l'uomo ha sempre guardato alla natura per risolvere problemi complessi o fare innovazione in tanti campi, e questo è proprio il nostro mondo. Ma ci sono infatti sempre più nel mondo, in laboratori veramente distribuiti ovunque ormai nel mondo, che studiano e hanno questo approccio, cioè partono proprio dalla natura per realizzare nuove macchine. Ci sono degli studiosi anche in Europa, anche in Italia, che studiano ad esempio anche i batteri, le capacità di locomozione all'interno del nostro corpo, per poi sviluppare, diciamo, delle macchine miniaturizzate che si muovono all'interno del nostro corpo per applicazioni, diciamo, mediche, no? Terapia, diagnosi e così via. Ma la maggior parte dei gruppi sviluppano animaloidi. Molti di questi sviluppano umanoidi, ovviamente, no? Quindi in questo caso il modello è l'uomo. Il motivo per cui tanti sviluppano umanoidi, diciamo, i motivi sono molteplici. Molti colleghi, ad esempio anche dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sviluppano umanoidi perché sviluppano degli assistenti, ad esempio, no? Che ci aiuteranno in contesti anche domestici, ma diventano anche in quel caso piattaforme di studio per capire come, ad esempio, si sviluppa l'intelligenza di un bambino attraverso l'apprendimento. iCub, il robot bambino, è nato per questo motivo ormai più di 10 anni fa. Anche noi studiamo animaloidi, in particolare studiamo invertebrati come ad esempio come il polpo. Il polpo, sapete, è un mollusco. Io sono appunto di formazione una biologa marina, quindi ho avuto modo di studiarlo anche proprio da un punto di vista biologico. È estremamente affascinante perché questo animale non ha strutture scheletriche, quindi può deformare il suo corpo all'interno di qualsiasi pertugio, diciamo, può deformare il corpo per passare ovunque, ma al tempo stesso non è soltanto soffice, perché contraendo selettivamente i muscoli, ad esempio delle 8 braccia, può aumentare la rigidezza del braccio e quindi applicare delle forze all'ambiente. Attraverso dei sistemi non invasivi abbiamo misurato, ad esempio, che il polpo è in grado di allungare il suo braccio più del 70% rispetto alla posizione a riposo. Quindi capite che veramente allunga, e lo fa contraendo i muscoli trasversali che ha nelle braccia, oppure li contrae, o comunque può piegare un braccio in ogni punto, no? Capite che da un punto di vista sia biologico ma anche robotico, questo è una sfida, no? Perché significa, almeno virtualmente, che ci sono infiniti gradi di libertà, cioè che il braccio può essere veramente piegato in ogni direzione. In realtà che cosa succede? Che
questa complessità deve essere ridotta anche per il polpo. Quindi il polpo ha un cervello, ma la maggior parte dei neuroni in realtà sono distribuite nelle 8 braccia. E questo aiuta il polpo a ridurre proprio la complessità del controllo. Inoltre, a seconda della specie, questo è un vulgaris, ci sono due o una fila di ventose che il polpo è in grado di controllare singolarmente e le usa come se fossero delle dita per esplorare il mondo, per manipolare oggetti e così via. Allora, partendo da tutti questi principi, abbiamo sviluppato dei robot che per l'esplorazione dei fondali, ma anche esplorazione in ambienti angusti come questo è un'applicazione industriale in un pozzo di massimo di diametro di 7 centimetri, in cui cambiamo il paradigma, è il braccio del polpo che si adatta per esempio all'oggetto con cui deve interagire o che deve recuperare, anche se le pressioni sono alte oppure l'ambiente è sporco. Quindi un altro paradigma nella robotica. Ma è di un altro mondo invece, vi voglio parlare appunto delle piante e in particolare le piante come modello per fare nuovi robot. Allora, quando ho iniziato ormai 10 anni fa, non è stato facile, no, convincere la comunità scientifica che le piante potevano essere un modello in robotica, perché nel pensiero comune le piante sono quasi passive, no? Immobili, non interagiscono con il mondo circostante. Se avete sentito la lezione appunto del professor Mancuso, invece sapete che è totalmente diverso. È proprio per questo che abbiamo insistito, ma è stato particolarmente interessante per me andare un po' a ritroso per capire anche l'origine di questo pregiudizio, no, nei confronti delle piante. E ho trovato tutta una serie di casi interessanti. Questo è uno tra i tanti. Questo studioso John Ellis, un naturalista di metà dell'Ottocento, appassionato di piante, in particolare al movimento delle piante carnivore, questa è la Dionea muscipola, che chiude le sue foglie quando una preda tocca almeno 2 peli tattili all'interno della foglia a distanza di circa 20-30 secondi, e questo è lo stimolo selezionato durante l'evoluzione con maggiore probabilità di avere la preda all'interno delle foglie. Scrive una lettera a l'eminente scienziato dell'epoca, a Carlo Linneo, descrivendo questo meccanismo come una perfetta trappola per topi. Ma in realtà Carlo Linneo risponde in maniera molto tiepida, no? Perché gli risponde: l'idea che una pianta sia in grado di intrappolare e uccidere insetti è assolutamente contro l'ordine naturale voluto da Dio. E in qualche modo mette a tacere questo tipo di ricerca in cui la pianta veniva considerata in quanto tale, come organismo, no? E non soltanto come fonte di cibo o per motivi ornamentali. Ma noi abbiamo continuato a studiare le piante, perché le piante comunicano, si muovono, percepiscono l'ambiente. In particolare siamo partiti dalle radici delle piante per realizzare dei robot autonomi per il monitoraggio del suolo. E andando a vedere gli organismi che popolano il sottosuolo, che è un ambiente estremo dove pressioni e attriti sono elevati già in pochi centimetri di profondità, abbiamo visto che le radici sono gli organismi più adattati e riescono a penetrare anche in profondità, perché in realtà crescono dalla punta, cioè dalla parte più crescono da qui, cioè dalla parte più lontana rispetto allo stelo, rispetto al fusto, aggiungono nuove cellule, assorbono l'acqua e spingono solo la punta nel suolo, tutto il resto non si muove, quindi riducono gli attriti, no? Riducono le pressioni. A livello apicale hanno capacità sensoriali, percepiscono la gravità, l'umidità, i minerali, i sali minerali che servono per la fotosintesi, evitano gli ostacoli e così via. E quindi noi abbiamo implementato proprio questa capacità di crescita in un robot che è in grado di accrescerci, cioè si muove attraverso questo processo di crescita per aggiunta di nuovo materiale, ovviamente non cellule, ma all'interno della testa del robot abbiamo miniaturizzato una stampante 3D, quindi c'è un motore che tira un filamento termoplastico, cioè un filamento normalmente usato nelle stampanti 3D che quando viene scaldato diventa viscoso, appiccicoso. Dentro la testa c'è un riscaldatore, si raggiungono alte temperature per pochi secondi, il materiale diventa appiccicoso e il nuovo strato si attacca a quello precedente. Quindi strato dopo strato il robot crea il suo corpo e la direzione di crescita
è data proprio dai sensori che sono integrati nella testa del robot insieme ai comportamenti ad esso associati, e quindi il robot segue ad esempio l'umidità, segue sali minerali, la temperatura, no? E così via. Quindi è in grado in maniera autonoma di esplorare l'ambiente circostante. Ma ci è servito anche per capire, proprio quantificare il fenomeno, perché in biologia sappiamo che le piante crescono dalla punta, ma attraverso un'analisi comparativa in cui abbiamo spinto un robot dall'alto e l'altro in grado di crescere dalla punta, nel secondo caso è molto più vantaggioso perché consuma molto meno e va più veloce. Quindi in qualche modo quello che vi dicevo, è possibile utilizzare i robot anche per aumentare la conoscenza. Ma diciamo stiamo studiando la crescita anche nelle piante rampicanti, questo è un altro modello di studio, perché sono molto particolari, non sviluppano un tronco sofisticato, ma utilizzano la maggior parte dell'energia che hanno per andare più veloce rispetto alle altre piante verso la luce. Molte di queste sono infatti piante parassite. E noi in questo caso il robot deve crescere contro la gravità, seguire lo stimolo ad esempio della luce, ma la cosa interessante è che anche il comportamento, ad esempio come una pianta rampicante trova un supporto senza l'uso della visione, sta diventando il nuovo modo, il nuovo approccio per controllare i nostri robot che si muovono in un ambiente non strutturato. Ma la cosa interessante delle piante rampicanti è che loro, proprio perché non hanno un fusto, diciamo, sofisticato o sviluppato, tendono a cadere, no? Quindi si devono attaccare, si devono ancorare, e lo fanno attraverso viticci, lo fanno attraverso le spine, gli uncini, sistemi adesivi. Allora, noi stiamo studiando anche queste capacità di ancoraggio, qui vi faccio vedere soltanto un esempio, ma ve ne sono molti. Questa è una pianta parassita, una pianta erbacea, la Ganglio aparin, che ha tutti questi uncini sulla parte della foglia superiore e inferiore, e è estremamente interessante perché si attacca come se fosse un rastrello alle foglie delle piante, diciamo, che parassita. Allora noi siamo partite proprio dall'anatomia di questi uncini, dalle caratteristiche meccaniche degli uncini, e siamo andati a sviluppare gli uncini artificiali con gli stessi angoli, diciamo, di attacco, ma anche con gli stessi materiali, cioè proprietà meccaniche simili, e li abbiamo utilizzati ad esempio per realizzare dei robot che si arrampicano, come in questo caso, cioè abbiamo coperto le ruote di questa macchinina con gli uncini e abbiamo dimostrato ad esempio che il robot si arrampica su un piano inclinato a 45 gradi sopra vari materiali solo se sono presenti gli uncini. Questo è stato un dimostratore, ma in realtà il nostro interesse va oltre, diciamo, la robotica che si arrampica, i robot che si arrampicano, perché il nostro interesse è nel realizzare dei robot per l'ambiente, quindi per il monitoraggio ambientale, per l'agricoltura, ma soprattutto per ridurre, cioè verso un'agricoltura che potremmo dire di precisione, cioè ridurre l'abuso in alcuni casi di sostanze, andando anche a monitorare le condizioni di una pianta direttamente sulla foglia. Attraverso questi uncini abbiamo realizzato dei dispositivi che si possono attaccare alla foglia naturale senza creare danno. E andiamo a misurare la temperatura, la luce, l'umidità, tutta una serie di parametri, quindi un microclima sopra e sotto la foglia che ci danno un'indicazione dello stato di benessere della pianta. Oltre a questo, quello che stiamo facendo è rilasciare delle sostanze utili alla pianta, ad esempio magnesio, direttamente, anche questo, direttamente nella linfa, direttamente nella foglia, quindi anche in questo caso volto a ridurre anche l'abuso, in alcuni casi, come dicevo, di sostanze o acqua, che è fondamentale, quindi dobbiamo ridurre e utilizzarla soltanto quando serve. E diciamo, sempre tra i movimenti, l'ultimo movimento di cui voglio parlare è questo, movimenti passivi dei semi, cioè le piante, e questo è affascinante se ci pensate, perché demandano la loro vita delle strutture che in realtà sono strutture morte, cioè quelle che trasportano i semi, come ad esempio un erodium che penetra oppure una pigna che si apre e si chiude, in realtà è una struttura morta che continua a muoversi grazie all'interazione dei materiali di cui è formata con ad esempio la variazione di umidità. Partendo da questo abbiamo sviluppato dei materiali
che funzionano come motori e come sensori, proprio interagendo con l'umidità dell'aria, e abbiamo realizzato quindi ad esempio delle strutture, dei sistemi artificiali che si muovono proprio in questo modo grazie all'interazione con l'umidità esterna. Qual è la sfida in questo campo? È quello di realizzare dei robot che imitano i movimenti dei semi, ad esempio delle strutture che trasportano semi, quindi un samara che vola, una vena che penetra nel suolo, per il monitoraggio ambientale, cioè questi semi che saranno fatti, semi robot fatti da materiali biodegradabili, in realtà portano anche dei materiali che interagiscono ad esempio con il mercurio, con l'anidride carbonica o con altri parametri, emettono fluorescenza, e questa fluorescenza verrà retta dal LIDAR a bordo di droni, e quindi ci daranno informazioni sull'inquinamento anche ad esempio in zone remote. Questo è l'obiettivo di questa ricerca. E infine voglio brevemente parlarvi di questa ultima sfida, una ricerca veramente recente, non ha più di 2 anni, in cui per caso abbiamo scoperto che le foglie producono energia quando vengono stimolate da delle foglie artificiali fatte in materiali ad esempio siliconici, perché si creano, per un effetto che viene chiamato triboelettrico, cariche positive e negative che possono essere utilizzate per alimentare ad esempio dei dispositivi. Abbiamo visto che già con una singola foglia possiamo produrre energia per alimentare 100 lampadine, e questo è l'obiettivo, cioè realizzare degli ibridi, foglie naturali e foglie artificiali mosse dal vento per alimentare ad esempio sensori in un ambiente reale, ma anche luce. Quindi abbiamo scoperto, questo siamo veramente all'inizio, ma abbiamo scoperto che se usiamo più foglie, e non era scontato, produciamo in realtà più energia. E questa è stata una bellissima scoperta, perché significa davvero che in un domani, non certo adesso, dobbiamo risolvere molti problemi, ma anche questa energia potrebbe forse essere utilizzata come energia alternativa. E questo è lo scenario nel lungo termine, qualcosa vi ho fatto già vedere, ma perché vogliamo prendere ispirazione dalla natura? Credo che sia fondamentale per chi sviluppa tecnologia cominciare a pensare all'impatto che ha la stessa tecnologia anche da un punto di vista ambientale, no? Quindi dobbiamo introdurre il concetto di ciclo di vita anche nella tecnologia, quindi robot ad esempio che svolgono una funzione in un sistema naturale, monitoraggio dell'ambiente, esplorazione, agricoltura, ma poi a un certo punto si degradano e quindi in qualche modo scompaiono dall'ambiente oppure sono riciclabili. Questa è una delle sfide più importanti che stiamo cercando di affrontare prendendo esempio e ispirazione proprio dalla natura. Vorrei concludere, diciamo, con questa frase di Albert Einstein: se avessi un'ora di tempo per risolvere un problema, spenderei 59 minuti riflettendo sul problema e solo un minuto sulla soluzione. Perché credo che questa frase, nella sua semplicità, nella sua chiarezza, rappresenti proprio la vita di chi fa ricerca. Abbiamo tantissime domande, in molti casi senza risposta, però l'obiettivo è quello magari di aprire anche, no, dei nuovi scenari, no, che anche per stimolare le generazioni future. E quindi chi fa ricerca in realtà è in qualche modo stimolato dalla passione, sicuramente, dalla curiosità, da una formazione continua, anche un pizzico, diciamo, di visionarietà. Ma quello che è importante è anche pensare alla ricerca come non solo per aumentare la conoscenza, ma anche per aprire le menti, no, dei nuovi ricercatori, affinché nuova conoscenza sia anche sinonimo di rispetto dell'altro, del diverso e soprattutto di altre forme di vita. Quindi questo è l'obiettivo, ovviamente un obiettivo ambizioso, ma proprio per questo per noi è l'obiettivo perfetto. Grazie mille.